Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, buongiorno, come sta? Bene, De Palo? Ringraziamo Dio, diciamo che anche io sorrido per queste situazioni fantasiose che complicano invece di semplificare. Complicano, dice lei, ma a proposito, lei, voi li avete sfruttati i nonni? Lei li ha sfruttati i nonni? Io ci abito nello stesso palazzo, ma è il secondo giorno che pesco persone che hanno i genitori che abitano nello stesso palazzo. Divento matto perché noi invece siamo fatti tre mesi di lockdown, così li abbiamo sfruttati uno per tutelarli, due perché dipende se i nonni si prestano, quindi non è automatico. È grande, la dura denuncia di De Palo contro, dura denuncia di De Palo contro i nonni che non hanno. I nonni sono tutti buoni, dipende, ecco. Perché questa narrazione del nonno che non aspetta altro che tenersi i nipoti, diciamo, ecco, non è proprio così. Senta De Palo, che ne pensate di questa ipotesi dei soldi anche ai nonni, dei soldi del bonus babysitter dato anche ai nonni? La domanda che io pongo è: ma perché non abbiamo dato i soldi direttamente alle famiglie come avevamo chiesto noi del forum, e invece li abbiamo spezzettati? Un pezzetto al contratto in un certo tipo, un pezzetto al nonno, un pezzetto alla babysitter, un pezzetto. Ma non era più facile dare, come era stato detto, tenendo anche presente, cosa che questo bonus non tiene presente, il numero dei figli, cioè dando un valore anche alla composizione familiare? Perché dobbiamo complicarci le cose in Italia? Questa è la domanda vera. Che dobbiamo fare? È chiaro che quando arrivano risorse alle famiglie noi siamo contenti perché sappiamo quello che vivono le famiglie, ma date così, senza una ragione, e forse tornando indietro sui propri passi, proprio perché si è visto che non si è data una risposta concreta, non è un bel segnale, anche perché i nonni non si devono pagare. Va a toccare, diciamo, va a minare un po' questa solidarietà intergenerazionale che è anche la forza del nostro paese e che dovremmo continuare a, diciamo, a renderla gratuita, quindi non è un bel segnale. Poi, per carità, le famiglie ne hanno bisogno e va bene. Sì, o poteva essere una scelta quella di destinare questo denaro appunto alle madri. Noi siamo per la semplificazione, quello che diceva lei, che molte volte queste misure sono complesse proprio perché l'idea è quella: noi abbiamo dato A, B, C, D, E, F, G. Poi però alla fine sembra che queste richieste non vengono prese in considerazione, forse non ce n'è bisogno. È un po' la logica che sta alla base ormai da tanti anni dei vari bonus. Io ricordo che sono stato chiamato da vari ministri dicendomi: guarda, il bonus babysitter, il bonus natalità non lo prendono. E la mia risposta è sempre stata: ma è normale che non lo prendano, ci vuole la laurea per prenderlo, devi fare 20 file per avere l'ISEE da una parte, dall'altra, le famiglie per avere 200-300 euro alla fine ti dicono: guarda, se ti dico, preferisco evitare. Questa però è una logica assolutamente che abbiamo solo nel nostro paese. Era stato chiesto dalla ministra, infatti penso che la ministra Bonetti sia anche un po' piccata per questo, proprio perché quello che lei chiedeva è anche una proposta del forum, che appunto l'assegno unico universale per ogni figlio, era un po' una risposta che andava a dare a tutto tondo delle risorse direttamente alle famiglie senza dover complicare la situazione, che poi è quello che è avvenuto in Germania, è quello che è avvenuto negli Stati Uniti. Tra una cosa, cose semplici, prego De Palo, rapidamente, siamo in chiusura. Prego. Il problema è l'assistenzialismo, cioè le famiglie non vogliono l'assistenzialismo, non vogliono l'elemosina, non vogliono mettere la mano fuori dal finestrino, le famiglie vogliono essere messe nelle condizioni di aiutare il paese. È proprio una questione totale di sussidiarietà rispetto all'assistenzialismo invece che qui abbiamo assistito con questi decreti. Sì. Grazie Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari.